Stamattina Ostia si è svegliata di nuovo sott'acqua. Oltre all'idroscalo ed al lungomare, punti critici. Ormai da troppi anni gli allagamenti hanno interessato tante vie, da Ponente a Levante. In via Cardinal Ginnasi, via Vannutelli e via Capo Palinuro, marciapiedi impraticabili e strade allagate hanno creato difficoltà a pedoni ed automobilisti. Ci sono persone che probabilmente non riescono a uscire di casa questa mattina. Sicuramente le fogne, i chiusini non sono quasi, sono quasi sempre pieni, sono da pulire, il fogliame, i detriti, tutto quello che c'è. E abbiamo condizioni ancora più gravi sul lungomare, dove ci sono veramente allagamenti per tutta la carreggiata stradale. Quindi una situazione di pericolo, una situazione che aumenta sempre di più in virtù della pioggia che è sempre più forte. Stamattina siamo stati costretti qui in via Vannutelli a chiamare i vigili urbani perché non possiamo uscire di casa, perché a causa delle recinzioni e le caditoie piene, ovviamente, che non riescono a far confluire l'acqua nelle fogne, quindi la strada è completamente allagata e ci sono delle persone che non possono uscire di casa. La situazione è preoccupante e ogni volta infatti che arriva il maltempo io sto con l'ansia, proprio perché ci allaghiamo, bastano due gocce e ci allaghiamo. Non puoi attraversare i marciapiedi, non puoi andare a prendere la macchina, ti arriva l'acqua addirittura dentro al negozio perché incomincia a salire e ti arriva dentro, è un problema grandissimo. I clienti possono entrare in questo esercizio commerciale? Trovano difficoltà, anche ecco qualcuno con la macchina, a volte li ho visti aspettare in macchina proprio perché non potevano scendere dalla macchina. La situazione in via Capo Palinuro è veramente disastrosa, cioè non si accede proprio, addirittura c'è al 27 che c'è l'acqua che sta entrando dentro al comprensorio praticamente, dalla strada sta entrando dentro, insomma. Sarebbe il caso veramente che si intervenga, ma in maniera decisa lì, perché alla prima acqua si crea completamente un pantano che è impraticabile, adesso è veramente impraticabile, guardate. A San Giorgio di Acilia, in via Cosimo Rosselli, invece, un albero è crollato a terra, danneggiando uno scooter ed un'auto in sosta.